Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di radioscience.it ed è di nuovo giovedì e ritorniamo come ogni giovedì in questa bellissima puntata di Social Evolution in cui andremo a raccontare e a conoscere, come dico sempre, chi si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite dalla rete. Prima che mi impappini, caro Science, io ti do subito il benvenuto su radioscience.it. Ciao Saiuzzolo, come stai? Ciao Luca, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori del condominio di Radio Science. Io sto benissimo, lo sai, io sto sempre bene quando parlo. E quando non parlo sto ancora meglio. Anzi, un carnevale, guarda, sei bellissimo, anche se non ti vedo. Sai, io aspetto con ansia sempre che tu mi passi la parola perché così posso fare la lista della spesa. Ok, ma vai pure, dai, hai questi pochi attimi di gloria. Di gloria, cioè è l'unico momento che mi dai, insomma, a disposizione. Allora, cari amici, siamo sempre in diretta qui su Radio Science e siamo a reti unificate, quindi siamo presenti su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgarede in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana e Modena Noi Radio, sempre di Modena. Ovviamente siamo presenti anche sulle radio Radio Science e Radio Science Classic. Per quanto riguarda le web TV, questa sera siamo presenti su YouTube, su Facebook come canali e sul nostro canale sul sito radioscience.it. Vi ricordo che la chat che trovate sul sito è comune a tutti i siti del nostro network, quindi da qualsiasi radio ci ascoltate del nostro network, la chat scrivete lì che a noi arriva tutto. Vi ascoltiamo, Luca, vai. È a vostra disposizione, caro Savic. E ricordiamo sempre che dietro le quinte, come dicono quelli bravi, dietro le quinte c'è anche Testa di Caso, l'assistente alla regia, che questa sera, come di consueto, ci darà una mano. Non si sa bene a fare cosa, ma la farà bene. Detto questo, caro Saiuzzolo, hai dato già tutti i riferimenti del caso per quello che riguarda i contatti, dove possono anche appunto vedere e ascoltare la puntata. Io direi che possiamo introdurre subito l'ospite, dopo che sono passati appena 4 minuti dall'inizio della diretta. Velocissimi, telegrafici. Non sei abituato, vero, a così tanta celerità? Io sono abituato a Gianluca, per entrare nel cuore delle puntate. Quindi entriamo, dicevo, subito nel cuore della puntata, dove questa sera abbiamo Daniele. Ciao Daniele, come stai? Ciao Luca, sto bene, grazie. Voi? Io, da noi sempre una Pasqua. Noi aspettiamo il giovedì sera trepidanti per far conoscere appunto un'altra pagina, questa volta sempre pagina Facebook, e questa sera ci siamo imbattuti, anzi mi sono imbattuto, caro Daniele, in questa tua pagina che appunto hai fatto da un po' di tempo. Adesso comunque la andremo a conoscere. Come si chiama questa pagina Facebook, Daniele? Si chiama Realtà, Inganno e Manipolazione. Entri proprio a gamba tesa, è una di quelle pagine che già ti dà l'indicazione, questo lo dico un po' a Saiuz che non la conosce ancora, ma la conoscerà. Diciamo, caro Saiuz, vedi come l'ospite questa sera con la sua pagina ci dà già qualche indicazione su che cosa, su quale tema va a trattare. Non ho salutato le ragazze della settimana scorsa, sono state qui ospite da noi con C'era una volta Hollywood, abbiamo parlato di cinema la settimana scorsa. Quest'anno cambiamo completamente registro, perché, caro Daniele, di cosa parla la tua pagina? E la mia pagina vuole trattare un po' i temi sociali che ci riguardano un po' tutti, e appunto, come dicevi tu, dal nome già si può
risalire oppure comprendere cosa si vuole dire. Sì. È un discorso un po' bello profondo, però siamo qui appunto, se vuoi, per affrontarlo, vediamo un po' come si mette. E vediamo dove andremo a parare, secondo me. Perché che effettivamente poi andando un pochino a scuriosare nella tua pagina, ho visto che tu hai anche un blog, quindi è nato, ti faccio un po' la domanda se è nato prima l'uovo o la gallina, è nato prima il blog o la tua pagina? No, il blog, guarda, è proprio recente, l'ho fatto a gennaio, a inizio Ah, ok. gennaio, mentre la pagina ha già 3 anni più o meno, sarà marzo 2014, se non sbaglio, più o meno, è l'inizio della pagina. Quindi no, è più recente il blog. Ed è una cosa che mi ha colpito. Pensa che generalmente negli anni passati no, nascevano prima i blog. C'è stato quel periodo in cui andavano veramente quasi di moda. Poi chiaramente con l'avvento di Facebook le cose sono un po' cambiate. Infatti tu stai seguendo un po' entrambe le cose. E una cosa che ho letto, tra l'altro, nelle informazioni della pagina. Mi ha fatto un po' ragionare. La prima è, contribuiamo alla crescita e diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di informazione che si ritengono fondamentali per noi tutti e quindi censurati o riportati in modo parziale e non obiettivo dagli organi di informazione ufficiali. Prima che perda il fiato, devo fare qualcosa per... No, una cosa che mi ha fatto ragionare è che, di fatto, tu scrivi che è un blog no profit di controinformazione. E qua già iniziamo a ragionare su qualcosa che non è così leggero come magari siamo abituati a conoscere nelle varie pagine che sono state ospiti qui su Social Evolution. Come ti è venuta questa idea 3 anni fa di fare una pagina così? Guarda, è nato tutto un po' per rabbia, non mi vergogno a dirlo. All'inizio vedevo un po' qualcosa che intorno a me non quadrava, e parlo un po' del mondo tutto in generale, no? E Sì. allora, vedendo queste cose, saliva un po' la rabbia, allora sentivo il bisogno di creare qualcosa, una valvola di sfogo dove dire i miei pensieri e mostrare un po' a tutti cos'è che ci circonda, no? E quindi era nata proprio così, l'idea è stata questa, quindi era proprio una valvola di sfogo all'inizio. Poi con la crescita, quindi sia della pagina anche mia personale, ho cominciato a capire, a vedere anche il bene, diciamo così, e quindi ho portato anche questa mia nuova consapevolezza sulla pagina. Non so se mi Ecco, sono stato chiaro. quindi diciamo, no, diciamo che no, per me sì, quindi diciamo che da quando è nata questa pagina, quasi 3 anni fa, mettiamo così, se io fossi stato un tuo fan accanito, avrei visto anche questa crescita, se vogliamo, no? Questo cambiamento, se vogliamo, nella Ci pagina. sono, Sì? ci sono appunto, sì, si è toccato un punto che è vero, che ci sono infatti delle persone che mi seguono proprio dall'inizio, che mi hanno detto, infatti, mi hanno fatto notare che, scusate il gioco di parola, loro stessi hanno notato a loro volta che questa crescita, questo cambiamento, no? Da che si parlava solo di tutte cose, di manipolazioni, di complotti, siamo passati a parlare un attimino di anche cose più leggere, tra virgolette, che Certo. comunque è tutto collegato. Cioè, chissà, chi segue la pagina può capire, però siamo qui per Sì. spiegarci, quindi Ah no, certo. Una spieghiamo. cosa che mi ha colpito dalla pagina, ormai sono quasi abituato, no? A fare una sorta di analisi, come se avessi quasi l'occhio clinico a forza di ospitare amministratori appunto di pagine social, in particolar modo di Facebook. Una cosa che ho notato è che comunque è bella attiva, ma la segui solo tu. Sì, allora, la pagina è molto seguita, sì, e io penso proprio per il tema, il tipo di discorsi che si vanno ad affrontare, che per me io li definisco l'essenzialità, quindi penso che proprio questo sia la cosa che porta la gente un po' a seguire, ad informarsi e a seguire la mia pagina. No, no, questo l'ho capito. La mia domanda era proprio rivolta al fatto se come amministratori sei solo tu che scrive o se hai Sì. qualche... Cioè, tutto Sì, frena del tuo sono sacco. solo io, sì, solo io, fin dall'inizio, anche del blog, sì.
Dicevo che questa valvola di sfogo, beh, ti stai sfogando, eh. 3 anni che Mi sono. Lo sfogo è passato, ne adesso siamo oltre. avevi di cosa Adesso. dire. Infatti. Senti una cosa, no, comunque ho curiosato, come dicevo anche nel fuori onda in queste settimane, e praticamente così guardando adesso vedo che alterni momenti di riflessione a aforismi, a tante altre cose, il tutto condito anche da belle immagini e anche di video, quindi c'è veramente è un bel mix di roba, un bel mix di informazioni, di post, e questo sicuramente è anche gradevole da seguire, da vedere. Quindi, al di là della, come dicevi tu all'inizio, valvola di sfogo che era nata da una rabbia dovuta a tutta una serie di situazioni, adesso invece vedo che insomma è anche ben organizzata, se vogliamo. E infatti, Ti ringrazio. il Sì. fatto che questa pagina sia seguita solo da te, da una parte lo comprendo bene perché chiaramente è una cosa tua interiore che metti in rete e che condividi con la rete, ma di fatti viene da te, faresti anche poi fatica, no, a delegare qualcuno a scrivere qualcosa, immagino. Sì, Dall'altra parte infatti. però, esatto, dall'altra parte però mi fa ragionare il fatto che è un bel lavoraccio, perché effettivamente ogni giorno, comunque quasi ogni giorno, postare diventa veramente un bell'impegno. E quindi Sì, da questo allora, punto però di vista, dimmi. rispondo. Sì. Sì. Allora, ti ringrazio innanzitutto per l'apprezzamento, per l'osservazione. Allora, ti rispondo subito. Per me non è assolutamente pesante, ma questo fin dall'inizio, proprio perché è un piacere, un piacere completamente, proprio Sì. perché questo bisogno di affrontare alcuni temi e condividerli con le persone e fa sì che tutto diventa leggero e poi i risultati ci sono, quindi ancora di più motivo questo tipo di giustificazione che sto dando. Sì, Mi sono proprio infatti. impappinato. No, 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 ci Comunque. mancherebbe. No, no, hai reso, Daniele, hai reso l'idea. Mi è arrivata una domanda dalla chat presente su radioscience.it. Federico, tra l'altro saluto Federico perché è un nostro assiduo ascoltatore, ci fa una domanda, ti fa anzi una domanda, che si ricollega, se vogliamo, anche a quello che ti dicevo io. Mi chiede, se, ti chiede, anzi, se cerchi collaboratori. Ta 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 ta. Guarda, io rispondo secco no, ma non per una questione chissà di che cosa, semplicemente perché per quello che stavo per dire, che assolutamente per me è un piacere, quindi non ho quel bisogno perché non ce la faccio, capito? Cioè, ce Certo. la faccio benissimo, i post mi vengono molto spontaneamente, quindi no, sinceramente non cerco nessuno, senza offendere nessuno, No, no, eh. ci mancherebbe. No, Ok. comunque, così insomma abbiamo dato anche una Ringrazio risposta. Federico, però ti ripeto, poi magari più avanti tengo questo in mente, presente questa considerazione, più avanti vedremo. Per adesso no. Grazie. Andiamo avanti così. Ok. Allora, ogni tanto guardo sempre l'orario, questo perché so Sites nella cuffia mi manda chiari messaggi. Certo. Mandiamo, caro Daniele, il primo brano di questa serata. Come ti avevo Va bene. anticipato, manderemo un paio di brani questa sera. Tutti i brani che ascolterai e che ascolteranno anche gli ascoltatori sono tutti brani tratti da piattaforme indipendenti o comunque libere o comunque Creative Commons, che è una licenza libera e fruibile a tutti. In questo caso l'abbiamo scovato quest'artista da jamendo.com. Lei si chiama Alissa Raleigh e il brano è Runaway. Caro Saiuzzolo, manda pure il brano e facciamo conoscere quest'artista agli ascoltatori. Vai, Saiuz. Partito! Would you break?
E ritorniamo in diretta sempre su radioscience.it, sempre con Social Evolution, sempre con l'ospite di questa sera, Daniele, di Realtà, Inganno e Manipolazione. Mi sono impappinato anch'io, hai visto come mi è partita una Z. Caro Daniele, eravamo rimasti nel punto primo dello stacco musicale, tra l'altro apro e chiudo parentesi, spero che il brano sia piaciuto, l'ha selezionato accuratamente Saiuz, chiudo parentesi, molto bene, stavo parlando appunto della tua pagina e una cosa che non ho detto, parlavo un po' di numeri, è una pagina che zitto zitto da marzo 2014, arrivando ad oggi siamo arrivati a quanti like siamo arrivati, questa unità di misura di Facebook? Ecco, arrotondando siamo su 70.000. Siamo su 69.000 e qualcosa, non so bene, comunque se arrotondiamo 70.000. Insomma, 70.000, come tu ben sai, è un bel numero, orgoglioso, sì, però io mi ritorno al discorso di prima di nuovo, dicendo secondo me proprio le tematiche, la forza è quella che porta la gente poi ad interessarsi. Esatto. Almeno questa è la mia visione, anche poi un riscontro personale che ho visto sulla pagina, nei commenti oppure nei messaggi in privato, la gente poi mi conferma questa cosa. Sì. Sì, mi hai tolto, guarda, mi hai anticipato la domanda e questo mi piace, vuol dire che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. La mia domanda è proprio questa, ma il rapporto con i fan, col seguito, nel senso che questa è una pagina che, diciamocelo sinceramente, o la ami o la odi, nel senso che comunque c'è. Può avere sì qualche sfumatura se vogliamo, però effettivamente raccontami un pochino com'è questo rapporto con i fan, se comunque sono tutti, diciamo, della tua idea, oppure ci sono i cosiddetti haters, cioè quelli che odiano un pochino. Hai detto bene tu, ti rispondo semplicemente, chi la odia non viene neanche a commentare o a scrivermi, questo quindi è il vantaggio, quindi c'è solo di positivo, sia nei messaggi in privato che nei commenti, di apprezzamento e non di venire contro, no? Sì. Perché io penso proprio, per come dicevi tu, se a uno non gli interessa non viene proprio, almeno questa dovrebbe essere la normalità, però così è, in questi 3 anni veramente ho avuto quasi nulla di commenti negativi, cioè non posso lamentarmi.
in Ma questo senso. come commenti positivi invece sono delle... E ce ne sono parecchi, sì. No, ce ne dicevo, sono parecchi. Ma... Dimmi, dimmi. No, dicevo, scusa. Sono apprezzamenti e questo fa sempre piacere, oppure magari qualcuno che proprio ti confida, se vogliamo, anche come messaggi privati, situazioni che lui ha vissuto e magari ti prende anche come una sorta di no, pagina amica. Dimmi, dimmi. Sì, c'è un po' tutte e due, metto anche il ringraziamento, c'è molto ringraziamento, la gente dice, mi ricordo alcuni messaggi che mi vengono subito in mente, mi hai levato i prosciutti dagli occhi o cose simili, no? Quindi c'è molto ringraziamento, apprezzamento e anche qualcuno che si viene a confidare oppure a fare qualche domanda particolare, sì, solo questo, guarda, solo tra virgolette, per dire insomma, di negativo non c'è nulla, c'è poco, questo... poco. Su 70.000 non è male, ti posso garantire. Infatti è proprio la mia gioia più grande, è proprio questa, più che i like, è proprio questa qui, dell'apprezzamento totale, non... Cioè, capito? Che voglio dire? No, il senso l'ho capito. Mi parlavi prima, all'inizio poi della puntata, che appunto questa pagina era nata inizialmente come valvola di sfogo. Chiedo scusa, Luca, dopo mi lasci un attimo dopo, quando è finita. Ah, sì, no, scusa. dicevo, era nata questa pagina come valvola di sfogo. Però posso chiederti anche, andando un po' più nel dettaglio, ma da dove è nata questa rabbia? Nel senso che è ovvio, è una domanda se vogliamo anche banale, uno potrebbe dire, beh cacchio, apri gli occhi e lo vedi da solo, però se più una cosa generalizzata a un certo territorio, se vogliamo, oppure tu guardando internet, oppure telegiornali, oppure la politica, o non so che altro, tutto questo insieme ha fatto sì che tu dicessi no, basta, devo scrivere e fare qualcosa. Allora, qui si aprirebbero dei discorsi che non finiscono, ci vorrebbero 3 ore di trasmissione, perché io ti spiego, io sono un po' fin da bambino, un po' che non ci vedevo chiaro, quindi sono, mi piace dire, a me un po' predisposto a questa cosa, io lo chiamo risveglio, non so se mi sono chiaro, e quindi essendo io stato sempre un po' predisposto, quindi che non vedevo chiaro, mi chiedevo, mi domandavo, e sono arrivato poco tempo, 3 anni fa, al punto di riconoscere totalmente la manipolazione, la menzogna, che anche qui si dovrebbero aprire altri tipi di argomento, e quindi è iniziata da qui, quindi non, cioè è iniziata proprio da sempre, ce l'ho avuto dentro, è una cosa interiore, sì, che comunque è il vedere come vanno le cose nel mondo, che a me non mi ha mai quadrato. Questo bella era un questa po'. Cosa. No, bella questa cosa. No, mi hai dato un'idea. Tra l'altro, poi adesso ti dirò una cosa che non è preparata, giuro. Io fino al 2010, non ricordo più, Saizio lo sa bene. Prima di entrare, tra l'altro, su Radio Saizio come insomma, collaboratore, faccio un po' il factotum, ma avevo creato, ho fatto una cosa molto simile alla tua, ma io Facebook in quegli anni neanche lo conoscevo, dico la verità, esisteva da anni, ma io chiaramente sono sempre stato un po' fuori dal mondo social, almeno in quel periodo era così, e avevo un blog, e sai se lo ricorderà bene, perché si chiamava Guardiamoci le spalle, e questa cosa, sì, apro e chiudo parentesi, proprio perché in questo blog ogni settimana, poi non ero attivo come te, dico la verità, però cercavo di trattare una tematica diversa, partendo poi chiaramente dalla mia occupazione, poi andando sempre a spaziare in vari ambiti. Quindi quando ho trovato questa pagina, in realtà inganno e manipolazione, un pochino mi ci sono ritrovato, ti dico la verità, infatti questa cosa mi... adesso io andando a cercare il mio blog, l'ho fatto un annetto fa, che poi l'ho abbandonato, Blogspot, Google me l'ha tirato via, però era un peccato che era carino, dice, c'erano varie tematiche, era curioso. Un off topic, Federico sempre dalla chat ci scrive, una curiosità, Daniele, ma sei marchigiano? No, vengo da Lazio, dalla Cesaria, Frosinone. Hai capito? Anzi, ci tengo anche a precisare, la piccola cittadina, Isola dell'Iri. Ah però. Hai capito, Federico, lo dico all'ascoltatore che ci scrive in chat, è un ciociaro ci abbiamo. Perfetto.
Però attualmente non sono in Cesaria, sono vivo ad Aosta, residente ad Aosta, Valle Ad d'Aosta. Aosta, Sì. però questa è la stagione tipica per andare su. E come mai? Per lavoro, immagino, sarei Sì, arrivato. ragazzi, il mio percorso di vita mi ha portato qui, è una lunga storia anche quella, lasciamo Sì. stare. C'è un altro blog, che narra, immagino, le vicende personali. No, Vabbè. magari sì, ma no, per ora no. Ok, adesso chiedo anche a caro Saius, che ti tengo un po' in disparte. Sì, Prima lo so, lo ci so. stavi dicendo qualcosa, però ti abbiamo interrotto. Io volevo soltanto dire una cosa, perché guardando, tu sai che quando arriva l'ospite in trasmissione, io mi diverto un po' a guardare la pagina, no? Sì, vai a Dell'ospite. scuriosare. Sì, vado a scuriosare. Allora, vediamo se Daniele si ricorda. Non Sì. sono occidentale o orientale, non sono cattolico o musulmano, non sono di destra o di sinistra, e non sono carnivoro o vegetariano. Sono per la vita, la natura, l'amore, io sono umano. Ti dice Questa è qualcosa? una mia frase, come faccio a non ricordarmi? No, questo. Volevo sapere, È un mio Daniele, tu scritto, scrivi è un anche mio scritto. poesie? Sì, ho iniziato proprio ecco, in questi 3 anni di questo percorso, di questa crescita, ho scoperto anche questa passione che è lo scrivere e mi diletto molto e mi diverto e adesso ho deciso di mettermi in gioco pubblicandolo proprio con un bel pubblico, dico, proprio sulla pagina e mettendomi proprio in gioco alla prova e vedo che c'è un bel riscontro, quindi sono molto contento anche di questo. Perfetto, no, Comunque, complimenti. no, Adesso ma non voglio anche fare per... quello, non voglio fare il Scusa. conduttore che si inizia, no, ad allisciare gli ospiti. Poi effettivamente è molto bella. Non te l'ho detto all'inizio perché poi siamo andati Grazie. nel cuore della tua pagina. Però effettivamente l'avevo notato anch'io anche perché è in alto, no? Quindi si vede subito. Grazie mille. Quello è proprio un messaggio per dire basta etichette, siamo stufi di etichette, non vogliamo più etichette, quelle sono tutte etichette, per me, questa è la mia visione. E se vogliamo potrebbe essere quasi una sorta di biglietto da visita della tua pagina, no? Nel senso che veramente Sì, potrebbe infatti. entrare nella voce informazioni, no? Della Infatti pagina proprio. nel blog e non nella pagina c'è questa frase come presentazione del blog, sì. Infatti, dai, da questo punto di vista, dai, ci troviamo. Mi piace molto. No, Tornando un pochino grazie. invece, insomma, sono già le 10:30, visto che mezz'ora è già volata. È sempre così. Tutte le volte noi partiamo, chiacchiere, brano, eccetera, guardo l'orario, già è passata mezza puntata. Quando è Prima piacevole, no? dicevo, prima di mandare il secondo brano, volevo un pochino sapere. Anche da te, che ormai vivi la rete appieno da sicuramente 3 anni, poi forse anche prima, forse qualcosa avevi fatto. In questi 3 anni hai visto, vabbè, a parte la tua crescita personale che abbiamo rivista appunto sulla tua pagina, ma dal punto di vista del mondo social, no? Questa è una domanda che spesso ormai mi sono abituato a fare agli ospiti, proprio perché chi meglio di te può capire il mondo social, tu che lo vivi appieno, se vogliamo. Madonna, grazie. No, vabbè, nel senso, questo era il preambolo. Adesso ti faccio la domanda. Ok. Ora sono partito, ora vado giù col carico pesante. Stai tranquillo. No, la mia domanda poi effettivamente era questa. Tu hai anche, non so se l'abbiamo detto, se vuoi, la possiamo dire la tua età o non la possiamo dire? Che così faccio capire anche agli ascoltatori, la tua età o no? Non ho capito, scusa, La l'età tua età la stavo... possiamo dire, la tua età la Ah, possiamo sì, dire o ci siccome le mancherebbe, donne. certo. Ok, 36 anni, certo. esatto. Dicevamo, hai 36 anni, quindi non sei un ragazzino, quindi, ma puoi anche avere un approccio diverso rispetto a un ventenne per quello che è il mondo social. Tu appunto hai Sì. vissuto anche gli anni 90, i 2000, un po' più i 2000 che gli anni 90, quindi hai visto veramente come si è evoluto il mondo di internet e non solo. Cosa ne pensi di tutti questi, non dico smartphone, ma in generale di tutte queste persone che sono sempre perennemente attaccate al cellulare, Facebook, WhatsApp e quant'altro. Non è troppo. Penso, io le considero vittime, e mi spiego, le considero vittime di questa onda sociale
che porta a un'illusione totale. Scusate le mie rime che non sono fatte apposta. La rima baciata però ce l'hai, eh. Ce l'ho, ce l'ho. È vero, è spontaneo. E quindi no, per me sono tutte vittime. Io posseggo un telefono che non fa neanche le foto, guarda, ti dico tutto, ma non è per dire che io chissà chi sono. Bisogna guardarsi attorno e capire che così ci autodistruggiamo. Bisogna farsi un attimo un esame di coscienza, perché come dicevi tu, queste persone ormai sono tutte piegate in giù, anche se attraversano la strada, neanche guardano più. E a me mi dispiace vedere tutto ciò, però io le considero vittime, vittime fino a un certo punto, Certo. perché poi se ci sono persone vicino a loro che fanno notare magari queste cose e loro continuano, allora lì non sono più vittime. Però prima le considero vittime, quindi siamo vittime, siamo tutti vittime. Io la vedo così. E poi la Non... cosa che mi ha fatto ragionare, Daniele, giusto la definizione che hai dato, vittime, soprattutto forse a chi non ha neanche gli anticorpi, cioè mi spiego meglio, io e te siamo quasi coetanei, io ne ho 32, insomma, siamo lì, dai, diciamo così, siamo tutti e due sulla trentina. E se vogliamo abbiamo forse qualche anticorpo in più, nel senso che abbiamo visto cambiare le cose Sì, nel nostro noi piccolo, abbiamo proprio chiaramente. vissuto sì, questo Esatto. cambiamento tecnologico, diciamo così, in peggio, perché Certo. l'esempio che stiamo discutendo è proprio dimostrazione che è in peggio. E sì, l'abbiamo vissuto, siamo testimoni, sì. Mentre chi ha 20 anni, magari dico 20 anni o 18, 16, quello che è, no, nel senso che loro sono arrivati, c'erano bimbi, il primo cellulare era già uno smartphone per dire. Quindi, da questo punto di vista, se vogliamo, ecco, noi forse abbiamo meno scusanti, ecco, in questo senso, siamo meno vittime e dovremmo essere forse quelli che dovremmo essere Ah, forse un po' ho più sul capito. pezzo, no? Perché magari Ah, se tu il dici... ragazzo. Sì. Sì, scusa, posso? Sì, prego, prego. Tu vuoi dire, noi che abbiamo visto il cambiamento, siamo meno giustificati, ho capito che vuoi dire, no? Sì, Quello volevi dire? esatto. Sì, però l'inganno è forte perché ci portano a desiderarlo, no? Anche chi ha vissuto questo cambiamento, non, forse fino in fondo non si rende conto. Si può rendere conto solo se inizia un determinato tipo di percorso, che è quello che poi voglio dire nella pagina. Allora lì, quella è la soluzione, no? Per dire un attimo, un momento, mi fermo un attimo, rifletto, usciamo, fermiamoci un attimo, dove stiamo andando? Qual è lo scopo della vita? No, Capito? mi piace questa chiacchierata questa sera, Daniele. Cioè, mi Grazie. piacciono sempre le chiacchierate con gli ospiti, tengo a precisare. Però questa sera magari parliamo di qualcosa, se vogliamo, un po' meno Ci leggero. tocca a tutti, ecco un Esatto. po'. Sì. Non mi hanno passato una domanda in chat, o meglio, su Facebook stavolta, di Rosy Rosy Cossu, che ci dice: buonasera, di che cosa si parla stasera? E cara Rosy Rosy, di tante cose. Si parla di tante cose. Si parla di una bella pagina Facebook di Daniele che si chiama In realtà Inganno e Manipolazione, che ti invito ad andare a vedere, anche perché effettivamente tratta tanti temi, potremmo dire anche quasi tutti i temi. A modo tuo, chiaramente. E però diciamo che dal seguito che sta registrando, da quello che scrivi, dai contenuti che troviamo, secondo me c'è roba di cui parlare, alla quale interessarsi. Caro Saiuzzolo, adesso mi volto verso la regia perché già so cosa mi vuoi dire. Mi vuoi dire che dobbiamo mandare il secondo brano di questa sera. Certo. Immagino, caro Saiuzzolo, giusto? Sì, te l'ho Ok, detto. il brano. Correggimi se sbaglio, il secondo brano è un'altra artista, un'altra band. Loro sono i The Muse e non sono i Muse, quelli più famosi. Tra l'altro anche questa cosa fa sorridere, ma vabbè. The Muse, il brano è With You. Prego, Saiuz. Posso partire col brano allora, ragazzi? Questa cosa di questa band, poi me la spieghi come l'hai trovata. Poi ti spiegherò. Brano partito. I was the one to judge. You said you had enough, that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like
any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you. Oh, I was the one to judge. Said you've had enough, and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. E avete appena ascoltato questo brano tratto e reperito, diciamo così, da Jamendo.com, questa band con il brano With You, The Muse si chiamano loro. Spero vi sia piaciuto, anche perché, come dico sempre, Saius che li seleziona accuratamente seguendo un suo particolare tipologia di selezione. Esatto, bravo, a caso, come va, va? Tanto tu dici, questo programma non parla di musica, che ci frega. Anzi, già che ci sono, saluto i ragazzi che invece trattano un programma di musica, lunedì sera Priscilla e Gianluca, sempre alle ore 22, con i due compari più uno, appunto, ci raccontano e ci fanno conoscere artisti musicali e non. Lunedì scorso penso che sia andata bene la puntata, visto anche che avete fatto dei bei numeri, quindi questo mi fa sicuramente molto piacere. Un salutone a Gianluca, che mi dicono che ha avuto qualche imprevisto. Gianluca ha sempre degli imprevisti, ci piace anche per questo. Vabbè, chiudo la parentesi del lunedì sera, ritorniamo con Realtà, Inganno e Manipolazione. Daniel ci ha raccontato tanta roba questa sera, tanta roba, e sono sicuro che chi ci ha ascoltato, se non conosceva la tua pagina, non solo l'ha conosciuta, ma forse è venuta anche la curiosità di fare come Saius, no? Di andarselo un pochino a guardare, ma non tanto per gli aforismi o le poesie, che anzi quelle sono tutto un valore aggiunto, ma per la base, per i contenuti che ci sono, che sono notevoli veramente. Abbiamo detto tante cose, i fan, il rapporto con i fan, c'è di tutto un po', effettivamente. Da questo punto di vista, abbiamo visto un pochino come da dove sei partito e adesso dove stai andando. Ma adesso ti faccio la domanda che penso avrei già intuito: dove vuoi arrivare con questa pagina? Perché sai, 70.000 like sono un bel numero, però tu, come ben sai, la rete può arrivare a numeri quasi infiniti, se vogliamo. Perciò dimmi un po' cosa vorresti fare con Realtà, Inganno e Manipolazione.
Guarda, il mio obiettivo è sempre quello, cercare di con questa pagina aiutare più gente possibile. Uso il termine aiutare nel senso che in effetti loro stessi dicono che lo aiuto, no? E Sì. quindi non c'è un vero e proprio obiettivo, una data di scadenza o cosa. Si va avanti così fino a che ce lo permetteranno, andiamo Certo, avanti. quindi diciamo andiamo alla giornata e quant'altro. Esatto. Bene. Ti chiedo una cosa, adesso poi te la butto lì un po' a gamba tesa. Vabbè, immagino che tu mi hai detto finché ce lo permetteranno, no? E già questa cosa fa intuire come già sai che qualcuno potrebbe un giorno bussare alla tua porta e in qualche modo dire: guarda, stai dicendo troppe cose. Certo, guardi, è successo, non so se sì, ma allora all'inizio, appunto perché parlavo di cose un po' più, diciamo, un po' più piccanti, un po' più contro, ecco, mi limito a dire così, ho avuto molti oscuramenti, molte segnalazioni da Facebook stesso, no? E quindi, ecco, intendevo dire proprio quello, finché ce lo permetteranno, era in quel senso lì. Però i tempi sono cambiati, le consapevolezze anche, quindi di conseguenza sono cambiati gli argomenti che sono un po' più leggeri, non più piccaminosi come erano prima, e quindi adesso ho un po' più di visibilità senza troppe intromissioni, ecco, diciamo così. Ho capito, senti questa copertina che c'è, effettivamente dà anche un po' l'idea, no? Quest'uomo che sta uscendo da una caverna, sembra da un tunnel. Cioè, Verso come ti è, la cioè, luce. l'hai vista? Esatto, hai visto questa immagine? Cercavi una cosa come questa quando l'hai inserita come immagine del profilo, cioè della copertina della pagina? No, questa è Oppure un l'hai po' più fatta fare? recente. Ah, ok. No, in realtà prima ce n'era un'altra e questa è un po' più recente, però si addice un po' più questa perché la vedo proprio come la metafora un po' di quello che trattiamo, no? Di quello che tratto nella pagina, e cioè siamo immersi nel buio, cerchiamo la luce, no? Usciamone. Esatto, e Quindi forse esatto. rispecchiava. Sì. Sì, e infatti dicevo, più che cerchiamo, sembra proprio quasi che. Adesso qua è azzardo, ma usciamo dalla luce proprio perché seguiamo appunto questa pagina, no? Nel senso che quindi le informazioni che andiamo a trovare qui ci fanno un pochino vedere questa luce. E dalla No, vabbè, non chat, era, scusa Luca, non era proprio quello il senso, ma non voglio dire che la mia pagina è chissà che cos'è, che è la via, la soluzione per tutto. No, quella era una metafora su noi stessi, sull'interiormente, ah, capito? ah, Quello ok, volevo infatti. dire. Infatti, te lo volevo dire che mi sembrava un po' narcisista, invece no, ok, allora dai, va bene. No? Senti, ti Ok, chiedo una cosa, mi dico, sto guardando che è arrivato un altro messaggio dalla chat e sì. ci chiedono se hai avuto collaborazioni con altre pagine oppure se prevedi eventuali collaborazioni con altre pagine. Chiaramente che immagino trattino temi un po' piccanti come quelli che tratti tu. Allora, non ho avuto collaborazioni fino ad ora, però sono aperto a qualsiasi futura collaborazione, quindi non chiudo le porte a nulla. Fino adesso sempre solo, tutto solo, e andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Senti, un'altra cosa, ma per prima appunto ti dicevo, facendo un po' una stima di quello che potrebbe essere un futuro, che progetti è, eccetera, mi dicevi appunto che vivi alla giornata e poi più avanti vedremo. Ma per uno che tratta temi come i tuoi, cioè, ci sono stati blog molto famosi, senza fare nomi, che poi dal blog in qualche modo sono arrivati a fare prima a sollevare un po' di la problematica, poi a fare informazione, poi addirittura da lì si è passati anche a fare in qualche modo politica. Ora, senza entrare troppo nel merito, ma se ti arrivasse un'offerta del tipo vieni col nostro partito, o che ne so, tu come la vedresti, una cosa del genere? Guarda, ora come Domanda ora, domanda no, ma tosta. Dimmi. sì, è una domanda, però ora come ora risponderei no, perché appunto conosco questi ambienti politici, conosco, immagino di conoscere questi ambienti politici e non mi ci vedo proprio, non mi ci vedo proprio, anche se il messaggio mio è positivo,
Io sono sicuro che non me lo farebbero, non me lo permetterebbero il passaggio di questo messaggio. Quindi non è il mio obiettivo e non aspiro a tanto. Ok, no, vabbè, sai, perché effettivamente è sempre quello un po' il pericolo, se vogliamo, quando, sai, noi tutti i giovedì sera abbiamo ospiti amministratori, come ti dicevo, di pagine che trattano argomenti svariati, non abbiamo veramente limiti agli argomenti trattati. L'unico denominatore comune è che provengono appunto da un social, che può essere Twitter, ma più che altro Facebook o quant'altro. In questo caso, però, tu non parli di cinema o non lo so, di serie TV o di Star Wars o non so che altro, parli di argomenti che effettivamente sono molto Io li chiamo toccano, esatto, essenzialità, ci toccano l'essenziale. e non sono per nulla leggeri, quindi è ovvio che potrebbe anche darsi che se a fronte di un grande seguito qualcuno un domani non solo magari ti oscuri, ma al contrario ti faccia quasi una proposta indecente, diciamo così. Allora era più che altro quella Allora, la la domanda. risposta è come quella di prima. Se mi permettono di continuare a dire quello che sto dicendo, allora la proposta si può anche valutare. Se poi vedo che le porte vengono chiuse per determinati discorsi e determinate situazioni, allora io no, grazie, e mi tiro indietro. Ok, senti, ti chiedo una cosa, dai, lo diciamo anche in diretta, anche se in realtà credo di conoscere già la risposta. Da quando hai fatto questa pagina, ti avevano mai contattato per fare due chiacchiere in radio? No, è la prima volta che siete stati voi, per questo vi ringrazio molto. Sono stato, no, mi ha fatto molto piacere avere questo spazio per dire un po' le mie idee. No, no, vi ringrazio molto, è la prima volta. Adesso, questo, vedi, ogni tanto questo adesso lo dico a Saius, vedi che qualcosa di buono faccio, Saius, ogni tanto, perché Ogni mi tanto, tira giusto, sempre insomma, perché sbagli e quindi. mi tiri sempre addosso, dai, ogni tanto me la cavicchio anch'io, vabbè. Senti, tu non sei solamente un amministratore di pagine, sei anche un utente, che ti piaccia o non ti piaccia, Sono tu sei un utente. anche, Come? sono anche, non ho Sei anche un capito. utente, scusami, sei anche un utente, cioè sei anche tu un internauta, nel senso che Vabbè, anche sì. su Facebook seguirai delle pagine che ti piacciono, più o meno leggere, eccetera. Sinceramente no, Ma sinceramente io dai. uso internet, no, no, davvero. All'inizio sì, le seguivo, anzi, qualche pagina mi è anche stata utile per capire poi determinate cose mie per la crescita personale, no? E anche per poi riportarle all'inizio, ma da 2 anni a questa parte no, non seguo più nulla e internet lo uso esclusivamente per questa pagina, per il mio blog e poi ne esco fuori, quindi per me internet oggi è solo quello, non Fantastica. esistono, sì, no, è proprio così. Oh, fantastica questa cosa, perché dai, generalmente mi hai spiazzato, no? Nel senso che, come sai, anche gli ascoltatori che ci seguono sanno, io per continuare un pochino questo percorso che ho iniziato su radiosize.it con questa truppa che alcuni li senti come sai, altri magari no, come testa di caso che è nel dietro le quinte e quant'altro. Noi dicevo ogni giovedì, come hai notato, andiamo proprio a conoscere delle pagine Facebook, gli amministratori chiaramente delle pagine Facebook che ci raccontano come hai fatto tu questa sera, come è nata la pagina, eccetera. E allora io così per diciamo continuare questo percorso in cui appunto io inviterò altri amministratori di altre pagine qui da noi giovedì sera, ti chiedevo appunto qual era una pagina che potevi consigliarmi per essere invitato insomma da portare qui su radiosize.it. Però chiaramente se tu segui solo la tua è un casino. No, Una vabbè. potrei consigliarla, che è quella che dicevo prima, che magari mi ha dato anche una spinta a me Sì. per crescere, e no, non la devo dire qui in diretta. Sì, e potrebbe essere il terzo occhio, ghiandola pineale, il titolo della pagina. Non so se già la conoscete. No, e credo che me l'andrò a cercare. Adesso mi sono appuntato il nome Sì, e il io terzo chiaramente come ho fatto con occhio, te io sì. sì, ghiandola pineale, questo è proprio il titolo della pagina. E È un quindi po' tu simile
alla mia, sì, tratta un po' i temi, è molto bella, ben curata. Non conosco i ragazzi, però se mi chiedi chi devo suggerire, suggerisco volentieri loro. Sì, ecco. Ok, beh, insomma, ci fa piacere, quindi diciamo che io mi appunto questo nome, questa pagina, così magari nelle prossime settimane vedrò, come ho fatto con te, di invitarlo, e se loro saranno disponibili, come sei stato tu, caro Daniele, tanto meglio, così andremo a conoscere anche loro. Senti, faccio l'ultima domanda di questa sera, poi andiamo verso i saluti finali, perché Saiz sai che deve mandare i suoi brani che si è scelto. Mandiamo, ti giro, scusami, la domanda che ci arriva adesso dalla chat. Un anonimo ci scrive: nei tuoi post vuoi raccontare la verità oppure esprimi solo il tuo parere? Dimmi. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Allora, l'obiettivo è rimanere sempre sulla verità, che però la verità è la verità. Cos'è la verità? È questo il dilemma, no? La verità, cos'è la verità? La verità per me è già riconoscersi le menzogne interiori ed abbatterle. Quello già è un primo passo verso la verità. Quindi una volta arrivata a questo livello di consapevolezza, io lo definisco così, sì, io rispondo all'anonimo dicendo: sì, l'obiettivo mio è la verità, è la mia verità, quindi entrambe. Bella questa risposta. No, bella questa risposta. Ma mi è piaciuta molto, Daniele, credo che. Ma poteva essere anche, l'ho cercata di riassumerla, è un po' più ampia, diciamo così, però se si è capita va bene. No, io l'ho capito, magari, guarda, me la sono anche scritta, perché mi è piaciuta molto, veramente. Infatti mi chiedevo, ma la sta leggendo, perché era fatta, cioè, ti è uscita bene, complimenti. Come faccio invece, no. No, scherzo, okay. Chiaramente. Comunque, grazie. Allora, caro Daniele, io ti lascio, visto che ormai siamo così, ci stiamo avviando verso la fine di questa trasmissione, in cui siamo stati appunto un'oretta circa a parlare, a raccontare innanzitutto la tua pagina, ma chiaramente anche un pochino di sfuggita chi è Daniele, nel senso che dove sei, la tua età, come hai iniziato questa pagina e quant'altro. Quindi ti lascio giusto questi, ti lascio di nuovo la parola per, se vuoi, salutare i tuoi fan, che così insomma sono abituati a leggerti e stavolta ti hanno anche potuto sentire da questo punto di vista, ascoltare. E quindi ti lascio la parola, se vuoi salutare un po' tutti, prego. Grazie mille, saluto innanzitutto voi e vi ringrazio di nuovo per questo spazio che da voi, come dire, ti ha fatto piacere. E poi sì, saluto tutti i ragazzi che seguono la pagina, non mi piace a me questa parola fan, io dico tutte queste persone, non voglio discriminare voi, e quindi saluto tutte le persone che mi seguono, certo, e in più faccio un saluto un po' più al di fuori della pagina, della mia compagna, saluto la mia compagna, mio figlio, e poi saluto Valentina, che sarebbe mia sorella, che mi sta ascoltando, penso, e poi saluto Moreno, Giancarlo e Giuseppe, che sono tre ragazzi che sono nel percorso anche loro, e ci tengo molto a salutarli e a dirgli forza ragazzi che ce la facciamo. Grazie a voi. Però stai lì, non riattaccare, Daniele, passiamo, non riattaccare, che così passiamo un attimo la parola anche al grande grosso Saiz, che vorrò salutare anche lui, gli ascoltatori questa sera, e chiaramente anche te, vai Saiz. Bene Luca, grazie Daniele, buona serata, ben incontrato qui su Radio Saiz, Daniele. Avevo anche un'altra domanda, volevo farti, eccetera, però Luca mi toglie la parola, quindi non si può mai sapere nella vita, ok. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Daniele, ti saluto, ti saluto anch'io, caro Daniele, ti ringrazio per, come ti dicevo, per la tua disponibilità questa sera. Mi è piaciuta molto questa tua l'ultima risposta che hai dato sulla tua verità, no? Che appunto era riconoscere le menzogne interiori e abbatterle, è stata semmai una definizione perfetta, fantastica. Ringrazio veramente gli ascoltatori che ci hanno seguito, e in particolar modo chi ha contribuito a farti le domande in chat, e insomma, a creare questa interazione che ci piace molto con
col pubblico, se vogliamo, no? Con chi ha sentito, chi ha ascoltato la puntata questa sera. Ricordo che il podcast, la registrazione, scusate, la potete riascoltare sia su Facebook, perché dove è già presente la diretta, oppure anche sul canale YouTube di Radio Science da domani. E detto questo, io do un abbraccio circolare, come dice Science, a tutti quanti. Ci vediamo giovedì prossimo, non si sa, caro Saiuzzolo, perché faccio l'anniversario con la fidanzata, quindi può darsi che io sparisca per una settimana intera, quindi sicuramente ci vedremo uno dei prossimi giovedì. Grazie ancora Daniele, un saluto a realtà, inganno e manipolazione. Buonanotte a tutti e ciao. Ciao senza il brano. Vuoi anche il brano? Vuoi? Va bene, diamo il brano. Il brano è sempre di questa band, The Muse, che non sono i Muse famosi, poi questa me la spiegherai. Il titolo è We Got the Love. E la mia pronuncia è andata a farsi benedire. Ciao a tutti, buonanotte. The higher places made us strong together.